Maestro, buonasera. Buonasera. Proprio Radio Roccella. Allora, intanto grazie per essere qui in Calabria. La ringrazio in nome dei calabresi. Grazie. Ci sta vedendo. E come si sente essere qui in Calabria questa sera, l'ultima serata della premiazione del Magna Grecia Film Festival 2023? È un grande piacere, perché è sempre bello venire in un luogo dove hai la sensazione che c'è una grande adesione popolare e dove le persone sono curiose di sapere qual è il tuo punto di vista sul cinema. E poi è importante anche per gli artisti, perché gli artisti, parlando di se stessi, non compiono soltanto un gesto egocentrico, ma anche storicizzano la propria vita, cercano di capire meglio che percorso hanno fatto o che intendono fare per il futuro. Lei cosa insegna ai ragazzi che adesso... No, io non insegno niente, io parlo, racconto cose, poi bisogna sfatare questa cosa che qualcuno insegna qualcosa, è sempre l'intelligenza di chi impara. Ultimamente l'ho visto al teatro a Bigevano, è stato fantastico. Ah, stavi a Bigevano? Sì, stavo a Bigevano, sì. Grazie per quello che ci fa sognare quando siamo in platea. Grazie maestro. Allora, Marco Bocci, questa sera qui al Magna Grecia Film Festival, serata conclusiva di una lunga e bellissimo festival qui in Calabria. Non è la prima volta che vieni in Calabria? No, assolutamente no, insomma, ho avuto modo di lavorarci e quindi di conoscerla anche in maniera molto intensa. Le persone meravigliose, che quello che insomma secondo me fanno amare ancora di più, prima di tutto, la Calabria. Il cinema come si sta evolvendo in questi anni? Tu sei un innovatore. Beh, è faticoso, è molto faticoso. L'Italia è un paese di abitudinari, vanno al cinema un po' per abitudine. Se si perde l'abitudine è complicato, insomma. C'è molto, per fortuna, molta gente che va in teatro, che riempie teatri. Bisogna riportare un po' l'abitudine del cinema, e quindi manifestazioni come queste sono fondamentali, perché cercano di riavvicinare proprio gli artisti, gli attori, i registi alle persone. Quindi come l'Italia come la vedi nei prossimi anni col cinema, il teatro, insomma la settima arte? No, il teatro, guarda, dopo il Covid, insomma, le sale sono piene dei teatri, insomma, non le sale, i teatri sono pieni, e nell'estate, insomma, le arene sono piene. Quanto sai, io sono un ottimista e positivo di natura, e quindi insomma mi auguro che si riesca a ritrovare quella voglia, quel desiderio di tornare al cinema. Per quale motivo? Perché è un'alternativa vera e propria alla piattaforma, insomma, ma non un'alternativa uguale, con una bella differenza. In Calabria ci dirai qualcosa nei prossimi anni, nei prossimi periodi della tua vita? Guarda, ci stiamo proprio lavorando in questo momento, in questi giorni stiamo lavorando per un film ambientato in Calabria, insomma, quindi tra un po' ti saprò dire qualcosa di più sicuro e certo. E noi ti seguiremo allora. Grazie mille. In bocca al lupo e buona estate allora. Grazie, altrettanto. Grazie Marco. Grazie. Andrea Dalviti qui al Magna Grecia Film Festival, in giuria quest'anno. In giuria. Cosa mi racconti di questo Magna Grecia Film Festival qui a Catanzaro Lido? Devo dire che sono rimasta molto sorpresa per la scelta dei film molto forti, sociali, con tematiche davvero interessanti, e sono stata felice di essere veramente scelta come giurata, perché sono una giurata un po' cagazzi, ma davvero abbiamo fatto una scelta di motivazioni tra gli attori, i registi, i film, eccetera, molto, secondo me, molto giusta, e anche che fa crescere i giovani. Beh, tu hai una carriera comunque molto variegata di film, insomma, e quant'altro. Cosa c'è da sapere sul cinema nuovo di noi giovani, noi ventenni, vero? È così. Allora, cinema nuovo, diciamo, ultimo film, Aka, è un film su Netflix che ha fatto 40 milioni di visualizzazioni su Netflix, è stato numero uno per un sacco di settimane, terzo film al mondo più visto in lingua non originale, e devo dire che è un film che mi vede completamente diversa, cioè capello castano, cicatrici in faccia, e adoro poter giocare e fare questo tipo di personaggi, cioè dove in realtà la bellezza non c'entra. Bene. Quante ore di trucco per fare questo film? No, vabbè.
parliamo di Dalida, 4, questo era 2 ore e mezzo. Vabbè, accettabile. Siete pa' mal, siete pa' mal. Qui in Calabria per l'ennesima volta tornerai nel futuro? Allora, devo dire che ho trovato questo festival, è la prima volta che vengo qua, un festival pieno d'amore, pieno di prodotti o comunque cioè, di cinema meraviglioso, e poi state tutti simpatici. Grazie, tutti simpatici, devo dire, tutti gente di cuore, gente vera, e questo è quello che cerco, quindi sì, assolutamente tornerò. Grazie, grazie Sveva, grazie e in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. Grazie. Ivana Tito questa sera, madrina qui al Magna Grecia Film Festival, l'ultima serata conclusiva a Catanzaro Lido. Come sta andando questo festival? L'ultima battuta di finale, insomma, siamo agli sgoccioli, c'è Castellitto sul palco, tra poco tocca a te. Che mi dici di bello? È stata un'esperienza piena, totale, immersiva, di incontri, di esperienze sensoriali con il cibo, col paesaggio. È stata appunto un'occasione di confronto, di dialogo. Ho assistito a testimonianze veramente molto molto valide, ho conosciuto Gianvito, che è una persona veramente ricca, certo, di entusiasmo, e di accoglienza, di calore. Ho conosciuto un posto della Calabria che non conoscevo, nel quale mi piacerebbe tanto ritornare, quindi per me è stata un'esperienza totalmente positiva. E spero che insomma anche il pubblico abbia gradito l'associazione del mio volto a questo festival, che è stato un festival decisamente importante. Tu che hai fatto tanta fiction, ad esempio Gomorra, vogliamo citarne? Sì, una serie. Una serie, in quel caso la serie. Come, cioè, il sud è più o meno simile, ci sono tante cose diverse in base alla regione, cosa hai trovato di diverso magari in base alla Campania, che non in Calabria o viceversa, ecco, per citare una regione del sud a caso? No, non saprei darti una risposta, anche perché Gomorra comunque aveva una lente di ingrandimento su un mondo sul quale non ho indagato e non... No, assolutamente, cioè, credo che ci sia un attaccamento, ecco, alla propria terra, questo sicuramente, c'è qualcosa di antico che vibra a livello di tradizioni, certo, anche a livello proprio di credo personale, di rapporto umano con la terra e con, diciamo, la religione, se vogliamo, ma non saprei entrare così nello specifico, io mi sento decisamente una donna meridionale. Beh, lo elencavi perfettamente. Il mare? Sei riuscito ad andare al mare? Come no, qua? Certo, sì, sì, assolutamente, ho apprezzato tantissimo, un mare meraviglioso. Quindi la cucina l'hai apprezzata? Sì, il mare l'hai apprezzato, le persone sì, fantastiche, come hai detto, e noi fantastiche a tutti, ti aspettiamo qui in Calabria presto, va bene? Grazie mille, grazie, senz'altro. Mamma Tito, grazie. Maurizio Nichetti qui al Magna Grecia Film Festival 2023, come sta? Va bene, sto molto bene, poi qui è una terra bellissima, siete ospiti meravigliosi, il cibo è buono, il mare, il sole è caldo, cosa vuoi di più della vita? Io vengo da Milano, abbiamo avuto il nubifragio, abbiamo l'affa, c'è tutto, non manca niente a Milano, tranne il mare però. Non manca niente a Milano. Tranne il mare, vero? Tranne il mare, quello ecco. Sicuro. Film futuri, si farà qualcosa, c'è qualcosa che si farà, si farà, no, si farà, si farà. Non farà. Posso dire altro, ma si farà. Qualcosa misto come quei bei film di una volta, misto sì, a cartone sì, animato come no, prima. No, non è cartone animato, basta, perché ormai era il secolo scorso, si fanno cose nuove. Avanguardista come sempre? Sempre, sempre avanti. Bene, bene. Grazie, ciao, ciao. Grazie.